The Show. Lei è un folle. Io non ho ordinato niente. Coppia distrutta. Andrò all'inferno per questo. Sei nei guai con la legge? Chiama un avvocato. Ti si è rotta la lavatrice? Chiama un idraulico. Vuoi fare uno scherzo a un tuo amico o un parente? Chiama The Show. Come fare? Semplice. Seguici su Instagram e aspetta la call to action o scrivi un messaggio in direct. La prossima vittima potrebbe essere il tuo congiunto, tua mamma, tuo papà, tua moglie, tuo marito, tuo fratello, tua sorella, tuo cugino, tua cugina, tuo cognato, tua cognata, tua nipote, tua nipote, tua cognata. E ricorda, solo chi ama The Show, chiama The Show. In questo episodio tornano gli onesti con nuovissimi scherzi. Onestà amorosa. Pronto Alessio? Sì. Ciao, sono l'ex della tua ragazza. Voglio essere onesto con te, io con la quarantena io e Greta ci stiamo risentendo, mi sembrava giusto dirtelo. Coppia distrutta senza risposta. L'onestà può fare male. Non so cosa fare, raga. Ciao Greta, abbiamo fatto lo scherzo al tuo ragazzo, però appena abbiamo nominato il tuo ex ha messo giù e non risponde più, quindi credo l'abbia presa un po' male. Allora, lui mi sta tempestando di chiamate adesso e non lo poverino. So, l'ultima volta che ci siamo visti io eravamo qua a Torino al Parco Dora, ad esempio. Non so se potete usare questa okay. cosa. Pronto? Alessio, io sono una persona onesta. Dopo quello che è successo al parco e tutto quanto, ci siamo risentiti. Niente, ci stiamo sentendo. Ma io non ci credo. Se vuoi, facciamo che io sto con lei dal lunedì al mercoledì e tu dal mercoledì al venerdì e poi nel weekend. Ma che cazzo vuoi? Ma a me sembra un compromesso interessante. Ma vai a Volevo solo essere onesto, cioè. Ma tu sei onesto con sta. Vabbè, allora dai, va bene, ti prendi tu lunedì, il mercoledì e mi prendo io il mercoledì. Ma io mi prendo tutti i giorni, tu mi hai rotto il c***o. Tutti i giorni, almeno il weekend me lo vuoi lasciare. Ma il weekend è tua sorella. Ma, vabbè, mo ti mando le foto che mi manda e vediamo con chi vuole stare il weekend. Volevo fare il torinese, a un certo punto sono diventato sardo. Onestà pasticcera. Buongiorno, salve. No, l'ho chiamata solo perché volevo essere onesto con lei. Io sono un vostro cliente da anni. I vostri dolci fanno veramente c***o. Oh, mi spiace. Mi sa dire che cosa aveva mangiato? Avevo mangiato dei bignè con sopra una glassa, penso, di cioccolato. Sono stato sul cesso, signorina, mi creda, per almeno 4 giorni. Improbabile, però. Ma guardi, ho le foto perché insomma era una scena raccapricciante. Però mi sembra molto strano, nel senso che è la prima volta che succede una roba del genere che qualcuno. Cioè, abbiamo una clientela fissa da 5 anni, magari il problema non è il nostro. Se lei è una clientela che magari ama andare in diarrea, non è un problema mio. Io non amo andare in diarrea, cioè è una cosa che non sopporto. Mi disidrato completamente. Ma divento nervoso, cioè. Secondo lei che abbiamo una clientela del genere? Ma che ne so su cosa si basa il vostro business? Io vengo da voi, acquisto dei bignè, sono felice, contento, mia moglie è contenta come una Pasqua. Vengo a casa, mangio, dopo mezz'ora vado in bagno e sembra di essere allo sbarco in Normandia tra bombardamenti e schizzi. Ma solo lei? Io in bagno ci vado da solo, mica ci vado con mia moglie quando ho dei problemi, cioè scusi. E quindi il punto, vedi, appena risposto, se voi mangiate la stessa cosa ma il problema l'ha solo lei, forse il problema è il suo. No, intendo dire che magari mia moglie va in bagno e poi non mi racconta lei c***a col suo ragazzo. No, ma se non mi sentissi bene ogni volta che mangio un prodotto probabilmente lo direi. Cotto, amore, sembra una casualità che ogni volta che compriamo e mangiamo sta roba stiamo sempre male. Pure io. Lo so, io insomma io con mia moglie. Quindi magari lei è intollerante, allergico a qualcosa e non lo sa. E quindi lei ha questo tipo di reazione. Sì. Forse la domanda dovrebbe farla prima a sua moglie, prima di, tra virgolette, azzardare un'accusa del genere. Vabbè, allora il problema sarà il mio c***o alla fine, che il mio c***o non sa gestire un dolcetto, vabbè. Onestà vendicativa. Sì, buongiorno, sono Borelli del terzo piano. Volevo informarla che l'altro giorno, passando davanti a casa sua, mi sono pulito le scarpe della m***a di cane che avevo appena pestato. Per essere onesto glielo dico, non voglio creare faide condominiali. Davanti a casa mia? Sì, sul suo zerbino. No, non ho capito. Solo per perché essere onesto. Successo? È successo che c'era lo zerbino, avevo la m***a sotto i piedi e li ho puliti. Sì, signora, così magari lei la smette di correre per le scale e di fare i suoi porci comodi in condominio. Però non voglio dare inizio a una guerra, io l'avviso, siamo pari. No, ma assolutamente.
volevo solamente capire qual è la guerra, visto che nel condominio non sono l'unica a scendere. Io vedo lei che fa su e giù, manco fosse la maratona con sto c***o di cane orribile. No, allora no, io no. Aspetti un attimo, lei vede fare su e giù col cane quando si scende per portare il cane, che è una cosa che la legge consente a tutti. Devo capire se ho a che fare con una persona che non sta bene mentalmente o se c'è una motivazione. Perché sono abituata che quando io vado a fare delle lamentele, in primis ci deve essere la motivazione, ma ancora prima della motivazione bisogna agire secondo quella che è una legalità. Ok, io non so se quella che ho pestato fosse la c***a del suo cane, però se no, lei... penso proprio di no. No, però, per signora, cane, signora, ascolti, prego, guardi, prego. Lei faccia così, esca un attimo, annusi lo zerbino, se riconosce l'odore della c***a del suo cane, era la sua. Ma io voglio solo io essere onesto. Sta parlando da ben 10 minuti, ma non ha ancora detto chi è. E questo mi sembra anche alquanto anomalo. Sì, mi sono fatto un'arancia e mezzetto di prosciutto crudo, infatti. No, io sono Borrelli del terzo piano. Io speravo che lei apprezzasse la mia onestà. Tutto qui. No, io voglio pure apprezzare la sua onestà, ma dovrei capire il motivo, altrimenti per lei è un folle. Onestà dal cielo. Pronto? Sì, salve, il parroco? Salve. Avrei bisogno urgente di parlare con il prete, se possibile. Possiamo parlare solo così. Guardi, la situazione è un po' particolare. Io mi dovrei sposare, se tutto va bene, entro fine anno. Sì. Il problema è che questa quarantena, signor parroco, mi ha... Insomma, se devo essere onesto con lei... posso essere onesto con lei? Insomma, questa quarantena mi ha fatto scoprire il piacere dei lavori manuali, diciamo. E quindi comunque il consiglio che posso dare a lei, come a lei e a tanti altri ragazzi, sì, giovani che si trovano in questo momento, ecco, di seguire sempre comunque quel patrimonio di valori che uno porta dentro. Perché ma se devo essere onesto, è difficile in quarantena. Le tentazioni, diciamo, online sono incredibili. Vai magari su Facebook a salutare un amico, vedi zozzona a meno di 2 chilometri da te, cioè donne, è una roba incredibile. L'importante è che uno, nonostante tutto, cerchi di guardare in prospettiva. No, io avevo paura che magari questi miei gesti manuali potessero compromettere il matrimonio. Cioè, io posso sposarmi anche se mi, insomma, se mi solletti con lo struzzo. A dire il vero, io penso che la maggioranza degli uomini del nostro tempo, forse anche nel passato, non arrivassero al matrimonio proprio del tutto incoscienti della questione. No, mi ha sollevato. Penso che in prospettiva... Allora, donna, sono onesto, la lascio, che così, insomma, avevo già trovato due o tre signorine interessanti. Guardi in prospettiva. Guardi, ho qui una prospettiva... Oh, andrò all'inferno per questo. Onestà con le braccia corte. Pronto? Pronto, buonasera. Signora Aldigero? Sì, sono io. Sì, buonasera. Sono Alessandro di SOS Papera, un'associazione di volontari che si occupa del benessere e della tutela delle papere dell'Arno. Ci hanno segnalato il suo numero in quanto potenzialmente interessato ad effettuare una donazione per l'acquisto di berretti protettivi perché le papere verranno presto infastidite dal sole. No, ma noi siamo dei volontari, le stiamo chiedendo... Quindi lei è disposto a fare beneficenza per la nostra attività? Io sono pensionato e ho 71 anni. No, lei è un bel tirchio di merda. Allora, se c'è la merda io, se c'è la... Beh, mi scusi, le ho chiesto una piccola donazione per tutelare le papere. Io sono solo onesto, lei è un'azienda, però un po' tirchio. Le papere, i cappelli, il sole le infastidisce. Onestà vegetariana. Pronto? Pronto, salve, signora Lilia... Sì? Sì, salve, il corriere. Noi abbiamo qui un pacco per lei, ma non c'è il civico. Sì, dici? Se... Ma da dove? Chi è lei? Sono Bartolini. Ho capito, sì. Sì, è un ordine che arriva da provincia di Milano, Peschiera Borromeo, dalla macelleria Stigliano. Dalla macelleria? Ma io non avevo...
avevo ordinato dalla macelleria niente. Ci sono all'interno 300 grammi di trita di manzo sotto vuoto, 200 di guanciale, 400 di ricotta di capra, 2 cervella bovine, un fegato di manzo, 500 grammi di costolette di agnello. No, 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 mi dispiace, noi siamo proprio vegetariani, non può essere, è che c'è un errore. Guardi, signora, posso essere onesto con lei? Mi dica. A me delle sue abitudini alimentari non me ne frega un c***o di niente. Per piacere non dica queste parole, io non ho ordinato niente. Signora, lei può mangiare, cioè per me può fare una dieta anche a base di scorregge e aria, non mi interessa. Allora mangiatele tu, non mi portare perché, guarda, te lo lascio nel furgone, regalo a qualcuno, non mi interessa della carne. Signora, aziendalmente non posso regalare un pacco che è destinato a lei. Io ok, signora. Che ne faccio io di questo pacco di carne? E se lo mangio, signora, cosa ci deve fare? Giocare a calcio? Ma non lo mangio! Ma chiedetelo tu, te lo regalo, eh! Ma perché non lo mangio? Non ho capito, scusa. Sti vegetariani, richiamiamo subito. Pronto? Il ragazzo delle consegne è uscito, gli arriverà il pacco, penso, in pomeriggio. Eh no signora, le sto spiegando, quando arriva il pacco lei semplicemente firma e dice che non lo vuole ritirare. Anche perché lui mi ha parlato proprio male con parolacce con lei, ma scherziamo? Ah, il mio collega di prima, guardi, le chiedo scusa, ma sai, è un periodo un po', sono tutti nervosi. Ah, cioè mi scusi, quindi il mio collega l'ha insultata perché lei è vegetariana? Fatto bene, signora, onestamente le sembra il caso. Con tutto il ben di Dio, 300 grammi di trita di manzo, lei cioè, lo lascia in magazzino, ma è scema. Sì, ascolta, adesso se non vuoi fare a metà, lei la lasciamo fuori, ci frequentiamo io e te. Mi sembri una persona passionale. Ma che c***o no, era uno scherzo, cioè, è venuto un po' di nervoso, eh. Sì, tua figlia è mia nipotina. Ah, nipote infame in questo caso. Non è la prima volta che mi fai gli scherzi. Maledetto. No, vabbè, non ce la posso fare, guardi. Perdonaci. Ma quanto parli? Tanto. Insegnante di filosofia. Ah, ecco. Penso che più educata di così non potevo essere. È stata troppo educata, mi sentivo a disagio. Ho vinto un premio? Il premio gentilezza dell'anno, non lo so. Vai, saluta tutti allora. Saluto tutti quelli che conosco, grazie per lo scherzo, del mio amore, Sembra un po' una buona domenica su canale 5 quando telefonavo, bellissimo. Raga, il video è finito, io voglio essere estremamente onesto con voi. Ci sto prendendo gusto con questi scherzi telefonici, quindi lasciate un like perché a 100.000 like arriva un nuovo episodio degli Onesti al Telefono. Se poi volete vedere gli onesti per strada, appena si potrà, lasciate comunque un like perché più like riceve questo format, più noi capiamo che vi piace, quindi più noi siamo portati ad essere onesti. E scrivete nei commenti, ragazzi, quale altre onestà vorreste vedere. Insomma, quale scena vi è piaciuta di più. Insomma, commentate. Anzi, facciamo. Scrivete Alessio con quei baffi fai c***o. Scrivete Alessio con quei baffi fai schifo. Così io capisco che avete visto il video fino a questo punto e avete commentato. Mi sento forte, mi sento potente. Ma soprattutto, raga, continuate ad inviarci su Instagram nomi, cognomi, numeri di telefono, dati dei vostri parenti, amici a cui vorreste che noi facessimo uno scherzo. Perché è bellissimo, cioè, tutti questi scherzi sono possibili solo ed esclusivamente grazie a voi. Perché poi noi vi contattiamo, vi chiediamo più dettagli, ceselliamo e costruiamo lo scherzo telefonico sulla persona. La convinciamo davvero di qualsiasi cosa perché voi ci fornite davvero tantissimo dati, quindi è molto più bello rispetto a un normale scherzo telefonico. Quindi Instagram appare qui, venite qui, mandateci chi volete punire e noi gli faremo uno scherzo che poi alla fine sarà felice, quasi come fare un regalo. Regalo uno scherzo di The Show. E iscrivetevi al nostro canale cliccando qui in alto perché chi si iscrive a The Show vince un fantastico paio di baffi con i miei. E niente, ragazzi, se avete visto il video fino a questo punto, che dire, commentate con mi prendo tutti i giorni, come il ragazzo, tutti i giorni.